riuscire a portare 1,8 miliardi nelle Marche su 5 miliardi disponibili, io credo che ci sia molto da festeggiare e mi sarei aspettato una festa a Pesaro, perché il grosso dell'investimento, circa 1,2 miliardi su 1,8 è il nodo di Pesaro, perché è a Pesaro che rallenta la ferrovia, perché è a Pesaro che rientra sul mare, non perché c'è un sindaco più bello degli altri, tutt'altro. E mi aspettavo una festa, così come abbiamo fatto per la capitale della cultura, una festa per un grande risultato storico dal quale può partire un processo di modernizzazione per tutte le Marche. Mentre invece ho assistito in questi giorni a un dibattito surreale, facendo diventare un'opportunità storica un problema e non rendendoci conto che il problema delle Marche è che rischia di non passare più nessuno qua, no? Che passeranno troppi treni. Quindi davvero sono dovuto intervenire per fare un po' di chiarezza, perché un dibattito che non ha prodotto nulla se non fomentare un campanilismo che nelle Marche è già molto forte e col quale non andiamo da nessuna parte. Il tema Fano secondo me è il tema strategico, perché io credo che intanto le due città sono molto vicine. In più Fano urbanisticamente non è proprio come Pesaro, però potrebbe posizionare la stazione in una zona abbastanza centrale, in grado di non perdere passeggeri e al tempo stesso di intercettare le merci. Dalle indiscrezioni che abbiamo, per fare anche il tratto fanese servono circa 500-600 milioni, l'inserimento nella rete TIN-TEN che il Ministero ha introdotto può consentire di prendere altri fondi europei. Quindi se la Regione la smette di fare la demagogia e la confusione e si concentra sulle priorità, noi nei prossimi 2 anni potremo intercettare altre risorse e quindi completare l'investimento almeno fino alla città di Fano. Se l'investimento più grosso fosse stato in un'altra città delle Marche, io penso che la festa l'avrebbero fatta. Non è che puoi fare la festa solo quando gli investimenti magari arrivano in una città in quel momento amministrata da un colore politico diverso. La Regione è una regione di tutti e Pesaro non è che può essere considerata confinante con le Marche. Ho assistito a un dibattito come se Pesaro fosse confinante con le Marche, come se ragionassimo di Riccione, di Rimini e non della seconda città delle Marche. Quindi maggiore rispetto per Pesaro e maggiore capacità strategica per ottenere i risultati, perché altrimenti perdiamo davvero un'occasione storica e questo sarebbe davvero peccato mortale.